e in dettagli i personaggi che poi animeranno. Buongiorno. Mi sembra difficile, niente paura, perché qui a sì, mi sono appena svegliata. Queste cose le ho fatte con i bigodini, quelli là, tipo fragolina. E buongiorno, sto delirando. È domenica 25, 6, 7, 27, vabbè. E sono le 8:30 e adesso ci prepariamo perché portiamo Ale alla marcia delle fiabe che c'è a Schio. Ecco, appunto, forse è meglio così. Quindi mi preparo perché dobbiamo fermarci a fare anche colazione. Oh, non so. Ciao! Fai vedere la maglietta. Chi c'hai qua? Chi c'è qua? Chi è quello lì? Ah, patanca. Mamma. Aspetta, fa vedere. Adesso arriva la briosciona. Sta fermo. 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 E due. Tre. Tre. Tenta il marchetto. Stai fermo. Dove è il pane? Il pane. Ma non è pane quello lì, sai. Pane. Che ti hanno dato, amore? Che bella! Che bella! Giocando con la penna sponsor. Sponsor. Ehi, qua vicino a te. È caschetto, ti metto su. Non è, non è sponsor mio. Questo qui uscite tra i giochi. Bellissime fiabe, ma proprio nuove che non avete mai sentito. Io vi narrerò la storia della fata nonnina. Giovanni, Michele, Francesco, Paola, Laura, Ilaria, Margherita, insomma, li conosceva davvero tutti. Ma il suo vero sogno era diventare nonna. Le fate, come sappiamo, non si possono aspettare l'indomani mattina per ritrovare allo specchio la fata nonnina e continuare a vivere per sempre momenti di vera felicità. Che io sarò accesa, potremo sempre riaccendere tutte e tre le candele. Io sono la speranza. Alessandro! Una volta sono già a finirla. Simona! Ale! Un pomeriggio a mangiare castagne. Dopo aver corso a lungo fra le rive fiorite del fiume, Fanciolina cominciò a saltellare di sasso in sasso dentro il rumoroso chiacchierio della cascatella. Mamma! Ma bellissimo, no, non mi passa. Ma mi devo fare male, ok, ciao papà. Ciao, anche la buona sei. Amore, Ale, guardiamo la fiaba. Lo metta dove vuole però, ma capisca un attimino.
è piena di ruggine, come fa la mia povera Jasmine con le sue manine a lustrare per far venire luci da quella benedetta lampada. Un genio, trova. Chi è che è più felice qua? Il bambino e la mamma. Tutti e quanti? Anche le Duda. Senti che profumo di carne in ferri. Adesso andiamo a mangiare. Gli dai ciuccio? Quelli che hanno il ciuccio. Sicura? Lo tieni come ricordo, sai? Sì, ma sei amico figlio. Vai giù tu? Parlo per dire. No. Ehi, vieni qua. Hai fatto 25 metri. Dai. Non ho detto secondo. Dai. 5 metri. Molto energizzante. Ah, beh, ciao, professore. Ale. Ehi. Ciao. Wow. Wow. Noi stavamo di qua, mentre loro stavano di là e ci sparavamo addosso giorno e notte. Ma la guerra, il nostro comandante, lo stragenerale Bombone Sparone Pesta Fracassone, ordinò di tirar giù tutto. Poi ci fu un momento di silenzio ed ecco che dall'altra parte del la benzina, ma il suono delle campane ancora si sentiva. Vi faccio vedere una cosa meravigliosa. Gnammi gnammi. No, che lo rompe, amore. Adesso vi faccio vedere qui una cosa meravigliosa. Gnammi gnammi. Ciao Mafi. Ciao. Ti fai fare una coccola? Scappare, Mafi. Ciao Mafi. Casino. Chi è che fa casino? Lo rompi così. Peste. Adesso arriva la pappa, sai? Aspetta un attimo che arriva la pappa. Aspetta che arriva la pappa. No, no! Basta! Molla! No! Basta! Ma e allora fammi vedere questo bimbo casinista! Hai finito! Contiamo! Uno! No! Fa vedere il capriccioso qua! No, 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 no! Cosa c'è da dire? La pasta. La pasta, non c'è la pasta adesso, c'è il ciccià. Può dare un bicchiere, metto un bottiglietto. No, qua bottiglietto. Cosa c'è lì? La pappa! Dammi, via la mano che scotta. Via la mano dal naso. Ale, cos'è poppa? La pasta. Cos'è quello lì? I tutti! Cosa? Dolce! È buono! Quattro posatene! E due patate! Sì, ma come è tutto? Due patate dolci! Una slorda di tiramisù! Cos'è che vuoi? E dolce!
Chi è che ha tanto sonno e fai coche, amore? Mm? Cosa c'è? C'è Mafili? Lascialo stare, Mafi. Mafi? Lo lasci stare, brutta! Dove sei nascosto? Quello lì. Eccolo, Mafi. Mafi. No! Poverino, ha paura, la smetti! Brutta! Nianca Bologna! Ti dite che grande è il vaso? Adesso stiamo andando in centro a vedere le orchidee al giardino Jacquard. Jacquard. Dio Cristo, brava de paperissima. Manuel mi ha regalato la maglia della Barbie e mi hanno regalato anche la spazzolina. Giustamente dentro il negozio mi diceva: hai 42 anni, ormai dove vai con la maglia della Barbie? Ma in realtà ne ho solo 30. Tita, ciao, ben svegliato. Stai mangiando troppe patate, Bocchia. Ciao Mario. Ciao Brighelle, sono le 8.50, stiamo finalmente tornando a casa, siamo stanchi morti. Dicevamo appunto io e Manuel che eravamo meno stanchi quando abbiamo fatto le gallerie, è stata distruttiva sta giornata. E niente, torniamo a casa e ciao, alla prossima!